Ma subito parliamo di protesi alla spalla. Siamo ben oltre le protesi tradizionali. Vediamo perché con Andrea Martino, poi torniamo in studio. Io sono caduta battendo fortemente questa parte e quindi poi dopo un po' di tempo l'impossibilità dei movimenti, molto dolore forte anche al braccio, alla spalla, alla mano, quindi insomma era una cosa abbastanza insopportabile. Ho fatto lastre, l'osso no, ma con l'ecografia si è rilevata la rottura dei tendini e della cuffia, quindi sono dovuta intervenire. Dolori alla spalla nell'infilarsi una giacca o nel compiere semplici gesti quotidiani, campanelli d'allarme spesso sottovalutati, e nei casi più gravi, per tornare ad una situazione di normalità, potrebbe essere necessario un intervento di protesi alla spalla. Chiaramente per un problema alla spalla non bisogna intervenire subito con una protesi. Dobbiamo approcciare il paziente con terapie, infiltrazioni. Subito dopo, come step, c'è l'artroscopia, che è un intervento sicuramente mini-invasivo, che si effettua con dei piccoli buchini attraverso i quali si inseriscono delle ottiche all'interno della spalla e si suturano i tendini. Ma quando la spalla è gravemente deformata, è colpita dall'artrosi e i tendini non si possono più riparare, dobbiamo per forza procedere alla protesi di spalla. Proprio quanto accaduto alla signora Bruna, per la quale si è reso necessario un intervento chirurgico. Allora signora, adesso vediamo un pochettino le spalle. Dopo l'intervento di protesi alla spalla sono passati 3 mesi circa, guardi come la muove bene. Alla signora, che aveva una spalla molto ma molto consumata a livello della scapola, è stata impiantata una protesi effettuando un trapianto osseo per compensare il difetto osseo. I pazienti purtroppo arrivano all'intervento molto tardi perché hanno paura di essere operati ovviamente. E in quel momento l'osso è molto molto consumato, specialmente a livello non soltanto dell'omero ma della scapola. Vedete, questo allora è un omero. A questo punto noi prendiamo un piccolo cilindro di osso dall'omero, è una tecnica innovativa. Per colmare il difetto osseo si utilizza questo strumento, che è uno speciale carotatore. In effetti utilizziamo questo strumento per effettuare una carota di osso, come vedete qui, prelevandola dall'omero stesso, dalla stessa spalla del paziente, senza dover effettuare prelievi in altre parti del corpo. E per colmare il difetto osseo a livello della scapola lo posizioniamo proprio posteriormente, dietro alla protesi che noi andremo ad impiantare. Il chirurgo può oggi avvalersi di sofisticati programmi, l'intervento può essere infatti pianificato al computer, si parte da una semplice TAC della spalla del paziente che viene elaborata in modo da scegliere la protesi più adatta e capire come poter posizionare al meglio l'impianto. Inoltre oggi tra le novità anche la possibilità di stampare delle protesi in 3D. Si riproduce completamente col metallo, con dei metalli particolari, titanio soprattutto, il difetto osseo, in modo da colmarlo e permettere l'impianto di protesi di spalla anche in casi impossibili. Grazie a protesi sempre più evolute si riesce a riprodurre un movimento perfettamente anatomico, come ci mostra Luciano, che ad ottobre si è sottoposto ad un intervento di protesi alla spalla. E prima avevo notevoli difficoltà nel movimento della spalla e del braccio, invece adesso a pochi mesi dall'intervento chirurgico potete notare che lo estendo e lo muovo con pressoché nessun dolore. I vantaggi sono la possibilità di fissare molto più saldamente la protesi alla spalla e di riprodurre più fisiologicamente il movimento del paziente. In questo modo la riabilitazione sarà sicuramente più rapida e meno lunga e sicuramente anche meno dolorosa. La durata di un intervento varia a seconda dei casi, si va dai 40 minuti a 1 ora e mezza nei casi più difficili, ma dopo si inizia un percorso di fisioterapia che va tra i 2 e i 3 mesi. Dopo l'intervento ho fatto questa fisioterapia e adesso riesco ad alzare il braccio, cosa che prima non mi riusciva, e a fare molti movimenti, anche a prendere pesi. E, insomma, pesi, no? Certo non prendo i chili, però un piatto, una cosa la posso prendere dall'alto. Quindi ho recuperato molto e sono molto contenta di questo ritorno alla mia mobilità. Ed eccoci di nuovo in studio, abbiamo detto all'inizio online.